Melanzane, melanzane, Melanzane. questa qua, c'hai qualche varietà ci suggerisci? Come le fai le melanzane? Su O la varietà è che... molto legata al territorio, secondo Sì, me. Cioè, ok. le lunghe sono più facili in generale, Sì. Sono però... meno buone, dai, diciamolo. Sì, infatti. tranne Perché questa qua Sardina che... un siciliano che vede una melanzana così non se la mangerà mai, queste cose devono Sì. essere anche più chiare, no? Più viola. Sì, bravo. Infatti io la violetta di Sicilia la metto sempre, ed è la mia preferita. Però devo dire che anche questa lunga e sottile, che è a forma di punto di domanda qua, devo dire che è anche una delle mie preferite perché ha una consistenza che non troverai in nessuna melanzana. Quando Sì. sì, ci fai una crema di melanzane che è imbattibile, si squagliano solo quando le cucini, le cucinano tutta la buccia, la buccia è sottilissima. Come si Ed è... chiama? Perlina. Questa qua perlina, però questa è una varietà che hanno sviluppato negli anni, una varietà locale, diciamo... dell'isola di Sant'Eremo che si chiama commercialmente ha un nome, la trovi da Incao e si chiama Help, melanzana Help ed è una melanzana lunga violetta, è molto sottile. Questa qua ha grossi problemi di allegagione, cioè quindi c'è Ok. molto stare attenti chi ha posti caldi, deverà sicuramente ombreggiare oppure addirittura irrigare di giorno perché E questa invece da me si comporta benissimo con posto umido. Cioè è una melanzana che ha dei tratti asiatici, non più che americani, non lo so, cioè, come si ben distinguono le melanzane, però... Che poi le melanzane vengono tutte in origine, no? Dal continente indiano, cioè Asiatico. dall'Himalaya, boh, non so, non mi ricordo. So che ci sono anche delle genetiche americane. Cioè Ok. di Solanum melongena qua, però ci sono principalmente vengono dall'Asia e sono tutte quelle che poi sono che hanno più caratteristiche asiatiche, sono quelle che hanno diciamo la foglia nera, no? Che si colorano molto più facilmente di antociani la pianta più che il frutto, no? Sì. Le altre varietà che sono più mediterranee, che le abbiamo selezionate noi, non so cosa abbiamo mescolato e fatto, eccetera, nei secoli, perché veramente quelle siciliane, questa qua tonda di destra, cioè l'ovoidale, come si chiama, la globo, sono delle varietà, tra virgolette, moderne, ma che appartengono più al nostro continente. Cioè, vai in Asia e ci sono altre melanzane. Cioè, nel senso, queste qua non le trovi invece, cioè, E le quelle bianche, quelle verdi, cioè quelle lì, tipo le fai, non le fai, le ho suggerisci fatte, come ma io mi sono. Allora, le mie top varietà sono, secondo me, questa perlina, la globoide, qua, quella a destra, insomma, che adesso non mi viene il nome, che è anche la mia preferita. Assieme alla siciliana violetta, come gusto, come consistenza, come tutto. La lunga, perché c'è qualcuno che interessa la lunga. Molto buona di consistenza è quella striata, che è Ah, anche striata. Poi quale altra? Sì, queste qua sono i miei top quality, secondo me, di melanzane, Perfetto. top di gamma. Poi le altre sono interessanti, ma devi trovare un giusto rapporto poi tra produttività, qualità, facilità. No, per esempio la bianca è bella, ma come si chiama? Una shelf life bassissima, cioè ha una tendenza a Sì, fare rammolla. sprechi molto più alta rispetto alle Ah, ho altre, capito che dici. si rovina facilmente. Se viene rigata, no? Perché magari la fecondazione del fiore non è stata perfetta, non è bella da vedere, i difetti si vedono velocemente, così come per magari altri tipi di melanzane un po' particolari che hanno problemi, cioè già questa lunga perlina ha problemi di allegagione, però è molto produttiva. Ci sono certe altre che hanno problemi di allegagione e sono anche poco produttive, quindi Sì, porca quindi miseria. lì non, eh sì, non ti Sono conviene. più roba di nicchia per ristoranti, ma...